e grazia, sacro e profano. Ma mi spiegate di cosa state parlando? Ma fammi vedere quest'occhio. Oh no, Benedetto. Anche lui ci si mette. Uffa, sembra una di quelle drogatelle che si vedono in giro per i portici. Ma dove è finita la mia bambina? L'ho sentito ripensare. Non si può così. Quei ragazzacci, quelli che fumano quella cosa marijota. Marijuana, mamma, si dice marijuana, fumo, canne. Per carità, sono la vergogna del centro storico. Ma mica sono tossici, una canna. Capirai, ce la fanno tutti, Tommaso, diglielo tu, che qua non credono. Tu non c'entri niente. Ma che tutti, ma smettila, se la fanno mi quattro smidollati, quattro barbone del centro. Ma papà, finiscila. Ma che smidollati? Non certo tu. Papà, guarda, ti assicuro che queste sono droghe leggere e schifo, ce la fanno tutti, perché non mi credete mai, mai a scuola. Ma sempre droghe sono. Mamma, Federico, Chiara, sì, mi fa vedere. Guarda. Tommaso, per favore, Federico, Chiara, adesso è l'infarto, sai, è l'infarto. No, no, ma ascolta, Benedetta, qui dobbiamo chiarire, noi siamo i genitori, abbiamo delle responsabilità. E basta con questo terzo grado, basta, ma vi dico che è una cosa normale, non c'è nulla di male, ma lo capite? No, non lo capite, come al solito. C'è poco da fare. L'ha ammesso. Mamma, adesso no, no, guardala, ha finta di niente fa. Lei non ha detto niente. Sì, non ha detto niente, tu sei a difendere lei, vero? Sì, tutto noi. Beh, vedetevela voi allora. No, Tommaso, basta. Vogliamo sfatarlo questo mito? Lo sfatiamo. Mamma mi faccia le canne, papà mi fumo gli spinelli. Ok? Va bene? E vi dico una cosa normale. Ma normale, sempre normale in questa famiglia, tutto normale. Ma è normale. Basta, io me ne vado. Sì, tu te ne vai, ecco, così finisce tutta la... La cena è stata ottima, mamma. Sì, ma per favore, ma ti vuoi sedere un pochino? Ma che la famiglia questa, eh? Ciao a tutti. Ma dove siamo finiti, Paolo? Abbiamo una drogata in casa. Ma qua siamo fuori, delirio libero, ma vi rendete conto? Delirio libero, ma vi rendete conto? Delirio libero, capisci? Delirio, sì, delirio libero, niente, delirio libero. Ma tu delirio, ma rendi conto? Basta! Cioè, ma veramente con voi è impossibile parlare, non vi rendete conto, va bene? Sì, ma che... Papà, basta. Per voi. Da quel momento qualcosa può cambiare. Non dico che si vergogna, vergogna! Automaticamente tutti i problemi delle tentazioni dei giovani, ma è dato, inserito una...